Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove dovete diventare ogni settimana più povero della precedente, anche se questa settimana è stata abbastanza buona. Sono uscite un po' di cose, i miei soliti soldini li ho spendacciati molto male, però comunque qualcosina di buono è uscito. Come al solito, se qualcuno di questi fumetti vi interessa un pochino, vi ricordo che lo trovate qua sotto in descrizione per recuperarlo su Amazon tramite il solito link che vi suggerisco io. A me arriva una piccolissima percentuale che a voi non aggiunge assolutamente nulla. Oppure, se siete di Pavia, se bazzicate da queste parti in questo periodo, li trovate presso la Nerderia, non più Supergurb di Pavia, ma la Nerderia, come sempre. I link sono gli stessi, li trovate sempre qua sotto in descrizione. Cominciamo con l'edicola, per cui è uscito soltanto il numero di questa settimana di Supereroi Classic, il 237 dedicato agli Avengers, con in copertina il buon Kang il Conquistatore, che sembra essere il nuovo cattivone, il nuovo villain, appunto, del Marvel Cinematic Universe. Ci si sta sempre di più concentrando verso questo personaggio, anche per quanto riguarda nei fumetti, perché a dicembre inizierà in Marvel questo evento che si chiama, mi pare, Timeless, una cosa del genere, che appunto ha come protagonista proprio Kang il Conquistatore. E sembra appunto che la Marvel si stia concentrando sempre di più su questo personaggio, che dovrebbe diventare il nuovo antagonista ufficiale, appunto, della trasposizione cinematografica dell'universo Marvel. Passando ai manga, ma in realtà non stiamo parlando di manga, parliamo di un editore che pubblica, uno dei più grossi editori di manga in Italia, se non forse il principale, che però pubblica, anzi ha pubblicato lo scorso 22 settembre, e ringrazio in particolare la persona di Silvia per avermi omaggiato di questo fumetto, che è Trese, volume 1, di Budget Tan e Kajo Baldissimo, penso si pronuncino così. Il numero 1 ha il titolo Omicidio in Bullet Drive, che voi trovate in fumetteria al prezzo di 8,90 euro, anche in un'edizione variant con, mi pare, i dettagli rossi laminati, metallizzati, mi pare 1 euro in più, a 9,90 euro. Serie che, come ci ricorda la fascetta qua sotto, gode anche di una trasposizione animata su Netflix, che dovrei recuperare, che ha la particolarità di essere un fumetto che viene sì dall'Oriente, ma non dal Giappone o dalla Corea, bensì dalle Filippine, perché la storia è ambientata nella città di Manila, una delle principali città appunto delle Filippine, se non mi ricordo male, se non dico una vaccata, esatto. In cui appunto si muovono tutta questa gene questo genere di creature, questo enorme pantheon di creature mitologiche, che appunto arrivano ovviamente dalla mitologia filippina. Questa è una cosa molto molto interessante, però poste in un contesto urbano, a metà fra Dylan Dog, Hellblazer, un po' Buffy, insomma. C'è appunto tutta questa contestualizzazione molto molto interessante. Abbiamo questa protagonista, questa Trese, appunto, che fa l'investigatrice un po' dell'occulto, che ha a che fare con tutta una serie di casi. Si tratta di storie autoconclusive, di storie che appunto nascono e finiscono nell'arco di poche pagine, che hanno però a che vedere dei casi, appunto delle investigazioni, con al centro proprio queste creature mitologiche provenienti appunto dal folklore, dalle credenze popolari appunto del paese delle Filippine. Veramente molto molto interessante, disegnato con questo stile che sotto un certo punto di vista è molto derivativo del fumetto americano, soprattutto anni 90. Ho visto diverse similitudini con artisti come McFarlane, come Jim Lee, come Greg Capullo. Insomma, c'è proprio anche questo stile di disegno. Una cosa molto interessante è anche il fatto che questa Trese, questa investigatrice, sia l'ultima di questa famiglia, appunto, di persone che hanno a che fare proprio con questo sottobosco mistico, appunto, delle Filippine, e che appunto, tramite quelli che sono i diari del professor Alexander Trese, che non mi ricordo al momento se è il padre o il nonno appunto della protagonista, ci vengono fondamentalmente fornite tutta una serie di informazioni, ovviamente per noi che magari non siamo così esperti, appassionati di questo tipo di folklore, appunto di credenze, ecco, proprio su questo genere di creature. Veramente molto molto interessante come proposta. Appunto, vorrei parlarvene un pochino più
ampiamente, magari già mercoledì o venerdì, nel video appunto che vorrei fare su questo fumetto, perché mi ha colpito molto molto positivamente, per cui ringrazio ancora una volta Star Comics per avermi omaggiato di questo titolo. Vi invito a provarlo, perché secondo me è molto molto interessante. Poi non è proprio la solita cosa, ecco, è un esperimento abbastanza interessante sotto diversi punti di vista, per cui lo trovate tranquillamente già in fumetteria ad aspettarvi. Sempre per quanto riguarda i manga, l'unico altro acquisto è stato il quinto numero della ristampa di Homunculus di Deo Yamamoto. Pian pianino me la sto recuperando un po' tutta, visto che mi sono letteralmente innamorato di Ichi the Killer all'epoca quando lo lessi, mi scioccò dannatamente, e questo Homunculus mi sta forse scioccando di più adesso, per la sua malattia, per il suo essere così malsano, per essere così cinico sotto un certo punto di vista, con questo protagonista che si trova ad avere a che fare con dei personaggi alquanto bizzarri, soprattutto per il fatto che dopo aver subito questa operazione al cervello, il nostro protagonista, questo barbone fondamentalmente, è in grado di vedere quello che è il vero aspetto delle persone che lo circondano, quindi avendo a che fare proprio con questi personaggi grotteschi, malsani sotto un certo punto di vista. In particolare qua sembra avere un rapporto molto molto particolare con questa ragazzina che fa la escort, fa la prostituta, e quindi appunto vedere come si sviluppa il rapporto fra i due, vedere poi appunto come è il mondo, come viene visto il mondo attraverso gli occhi di questo personaggio, ripeto, veramente molto molto strano, molto molto particolare, che va proprio a scavare negli angoli, nelle zone più buie dell'animo umano, ecco, una cosa molto molto interessante. Se vi interessasse, appunto, sappiate che adesso Star Comics, sì, ciao, Planet Manga, mamma mia, Planet Manga sta ristampando un po' tutta quanta la serie, per cui vi consiglierei assolutamente di recuperarla, sperando che prima o poi ristampi anche Homunculus, Ichi the Killer. Oggi proprio non ce la si fa proprio, che ristampi anche Ichi the Killer, per poter dare modo a più persone appunto di conoscere ancora meglio Hideo Yamamoto. Per quanto riguarda invece il fumetto americano, che poi è praticamente la parte restante di tutto il resto degli acquisti, è uscito il numero 70 di Amazing Spider-Man, l'ennesimo numero che, come sempre, metterò in pila alla lista dei numeri della gestione di Spencer, che a questo punto penso che salterò a pie pari, perché ho sentito un po' di pareri veramente parecchio molto molto critici. Degli amici mi hanno detto addirittura che sì, ci sono dei punti in cui un po' si riprende, sembra un po' così, però sembra veramente un enorme pasticcio. Io ho apprezzato molto quello che è stato i Superior Foes of Spider-Man, i superiori nemici dell'uomo ragno, una miniserie che Nick Spencer scrisse durante il periodo in cui Dan Slott aveva portato Superior Spider-Man sulle pagine appunto di Amazing Spider-Man, la testata di Ivi dell'uomo ragno. E non mi dispiacque neanche troppo, devo dire, era abbastanza divertente, molto molto strana, molto carina. Non ho letto la serie di Ant-Man, che anche quella dicono che sia molto molto bella, sempre scritta da Spencer, però devo dire che già con tutto Secret Empire, tutto quel discorso lì, non c'eravamo per niente, almeno per quanto mi riguarda, per cui penso proprio che a questo punto balzerò totalmente, aspetterò che parta questa nuova gestione, questa specie che sembra essere una gestione di mezzo fatta da diversi autori, in attesa che poi venga effettivamente annunciato un nuovo sceneggiatore, un nuovo team creativo appunto per la testata di Spider-Man. Per quanto riguarda invece volumi cartonati raccolte, questo mese è finalmente uscito anche in Italia, mamma mia, lo stavo seguendo in americano, perché in questo progetto ci ha coinvolto uno di quegli autori a cui io per cui io nutro una stima mostruosa, è proprio uno dei miei artisti, il mio fumettista probabilmente preferito in assoluto, che ovviamente è Esad Ribic, che torna in Marvel, anzi è sempre stato in Marvel, semplicemente torna su una serie proprio regolare insieme a Kieron Gillen per la nuova serie sugli Eterni, scritta appunto dallo sceneggiatore britannico Kieron Gillen, disegnata dal buon croato Esad Ribic. Il primo volume contiene i primi 6 spillati della serie americana, venduto al prezzo di 18 euro. Questa ovviamente è una serie che viene lanciata un po' quasi parallelamente all'uscita del film, appunto, che avrà al centro proprio questi personaggi, queste creature letteralmente semidivine dell'universo Marvel, personaggi che si sono via via mescolati con quello che è la storia, la mitologia umana,
andando a prendere e a, a, anzi a dare idea di quelle che fossero le divinità, per esempio il capo di questi Eterni, quello che è il padre un po' di tutti gli Eterni, chiamato Zuras, è quello che un po' ricorda ovviamente lo Zeus, il protagonista, quello che è uno degli Eterni principali, Icaris. Ovviamente il nome ricorda già il personaggio di Icaro, proprio per la sua capacità di volo, ecco. E qua vengono appunto rilanciati, sono dei personaggi molto molto particolari, la cui una delle principali caratteristiche è la loro immortalità, appunto la loro incapacità di morire, perché laddove appunto uno di loro perisce, letteralmente si innesta questo ciclo di morte e resurrezione che appunto lo riporta in vita. E proprio la serie di Gillen va a analizzare questo aspetto molto interessante di questi personaggi, perché sembra proprio che gli Eterni siano morti, ci sia questo Eterno che è morto, che è letteralmente non è più rinato, e bisogna scoprire cosa è successo, un po' quindi un thriller sotto un certo punto di vista, che prova a indagare, ripeto, anche su quella che è la natura appunto di questi personaggi creati da Jack Kirby quando fece ritorno in Marvel dopo la splendida parentesi dei nuovi dei in DC Comics. Qua devo dire che non credo ci fosse artista migliore per poter appunto raccontare questo tipo di storie, se non appunto Esad Ribic, con questo stile che boh, io non riesco a definire se non magnifico. Tra l'altro non è uno spoiler, perché si vede già nelle copertine e anche nel retro proprio di questa copertina, sembra che il buon Thanos, il buon Titano, che tra l'altro è lui stesso un Eterno, uno di questi personaggi appunto molto particolare, che ha una genesi appunto molto strana, però comunque legata a quella degli Eterni, creati insieme agli esseri umani, ai Devianti, queste creature mostruose che, se gli Eterni sono gli dei, sono gli eroi appunto delle credenze popolari della mitologia umana, ecco, I devianti sono invece i mostri, le creature della notte, per esempio il Grendel del poema epico Beowulf, sempre secondo la mitologia Marvel, sempre secondo quello che era l'idea di Kirby quando creò questi personaggi, era proprio un deviante, era proprio una creatura nata dai celestiali, che appunto crearono la vita sulla Terra, diedero vita a queste tre specie letteralmente, poi proprio come nel diluvio universale i celestiali intervenirono. Sempre che si dica intervenirono, oggi con i tempi verbali le parole proprio non ci siamo, appunto mi tornarono sulla Terra per cercare di mettere a posto, per controllare che appunto le loro creazioni andassero, crescessero e si sviluppassero nel migliore dei modi possibili, ma con queste ondate letteralmente non hanno fatto altro che, per esempio, far sprofondare la città dei devianti nel mare, e da qua si genera ancora una volta il mito di Atlantide. Insomma, sono dei personaggi veramente molto molto particolari. Sotto un certo punto di vista sono molto contento che la Marvel li abbia un po' riportati sotto i riflettori, perché ripeto sono molto molto interessanti, ripeto, proprio anche per la loro natura. Poi io mi sono letteralmente innamorato degli Eterni di Kirby e di Kirby proprio grazie agli Eterni, quindi mi auguro che, visto che adesso Panini ha anche ristampato proprio la saga di Kirby in questi due volumi cartonati, che qualcuno li recuperi, perché sono storie dal punto di vista grafico eccezionali, dal punto di vista della sceneggiatura, insomma, Kirby era un disegnatore, ecco, per cui c'è un motivo se non è forse tra le cose più apprezzate appunto di questo dio, però dal punto di vista grafico, ripeto, è qualcosa di veramente eccezionale. Vi invito a perlomeno a scoprire quelle che sono appunto le origini di questi personaggi. Per quanto riguarda sempre Marvel, è uscito poi il quinto cartonato, il quinto volume, che raccoglie la saga dell'immortale Hulk, scritta da, come sempre, Ali Ewing, disegnata da Joe Bennett, che raccoglie qua i numeri dal 21 al 25. Qua sembra che si vada proprio agli snoccioli, si vada al nocciolo di quello che è la guerra fra l'immortale Hulk, fra Bruce Banner, questo Bruce Banner profondamente cambiato, adesso molto più vicino a una creatura della notte piuttosto che appunto a un eroe, a un personaggio dotato di poteri appunto supereroistici, ma più forse vicino appunto, ripeto, a una creatura figlia della notte, una creatura horror sotto un certo punto di vista.
appunto si vada sempre di più verso lo scontro con questa organizzazione che sta braccando Hulk proprio dall'inizio di questa serie. Tra l'altro all'interno mi sembra che ci sia anche questo speciale, che forse è Flatline, se non mi ricordo male, no, potrei sbagliarmi, no, è semplicemente la storia che dà il titolo al volume, che è Distruttore di Mondi, che penso sia una storia ambientata singolarmente, che non faccia parte appunto del... della continuity appunto di l'immortale Hulk, no è Immortal Hulk 25, Breaker of Worlds, non lo so, è disegnata da un altro autore, non è ovviamente Joe Bennett, che tra l'altro è stato allontanato, Germán Garcia, no, un autore che tra l'altro stavo per confondere con Declan Shalvey, perché ha uno stile che un po' me lo ricorda. Dicevo, Joe Bennett, che è stato allontanato dalla Marvel in quanto è venuta a galla questa sua vignetta molto controversa a sostegno del presidente Bolsonaro, il presidente brasiliano, un argomento di cui mi piacerebbe parlare nel corso del prossimo Polvere Fumetti Podcast, nelle news, insomma, mi piacerebbe appunto anche analizzare un po' questo discorso. Comunque è uscito il nuovo volume di Hulk al prezzo di 17 euro, quindi direi che anche questa è una di quelle serie che ultimamente dovreste proprio recuperare, perché è una delle cose migliori sfornate ultimamente dalla Marvel. Passando al lato DC, ho recuperato i due volumi brossurati di due serie che Panini sta ristampando in questi formati, un po' perché le sto apprezzando, un po' perché appunto non le ho mai recuperate, non le ho mai lette, e appunto mi sono piacevolmente avvicinato appunto a queste serie. Si tratta di Sweet Tooth di Jeff Lemire, pubblicato in questo brossurato appunto al prezzo di 15 euro, che tutto sommato è un prezzo abbastanza conveniente, perché si tratta appunto di 5 spillati, forse qualcosa di più, 5-6 spillati americani ovviamente, raccolti in questi brossurati abbastanza standard, quindi un'edizione molto molto tranquilla, molto molto agevole per recuperare appunto queste storie. E poi un'altra di quelle serie di cui ho sempre sentito parlare, che finalmente appunto sto imparando anche un pochino ad apprezzare, che invece è Fables di Bill Willingham, se non mi sbaglio, Bill Willingham e Mark Buckingham, questa storia invece ambientata nel mondo anche qua del folklore, delle favole popolari, in particolare delle favole popolari europee. Quindi abbiamo a che fare con Il Lupo dei Tre Porcellini, Biancaneve, Barba Blu, insomma tutto questo genere di pantheon appunto di personaggi della cultura popolare, abbastanza interessante devo dire, non mi aspettavo che soprattutto i primi numeri mi prendessero così, devo dire che inaspettatamente, visto che Jeff Lemire per quanto riguarda Sweet Tooth è uno dei miei sceneggiatori preferiti in assoluto al momento, che stanno lavorando al momento, invece devo dire che è Fables che mi sta prendendo un pochino di più, proprio per i suoi intrighi, per le relazioni che ci sono fra questi personaggi, i loro ruoli all'interno appunto di questa comunità che si è venuta a creare appunto fra tutte queste favole che vivono fondamentalmente nascoste al resto del mondo, alcune delle quali l'abbiamo scoperto nei numeri precedenti, vivono addirittura letteralmente lontano, allontanate dalla società proprio per la loro natura, come giganti, draghi, animali parlanti, appunto che non possono letteralmente vivere in quella che sarebbe la nostra società, insomma. Per cui mi sta piacendo abbastanza, devo dire la verità, e sarò anche sincero, non mi aspettavo che mi prendessi a tal punto. E poi, sempre parlando di Jeff Lemire, però di una di quelle serie che proprio per cui io stravedo nella maniera più assoluta, qua in una veste molto molto particolare, e mi fa veramente molto molto strano vedere il logo Dark Horse pubblicato vicino a quello della DC, a sua volta vicino a quello Panini, perché è uscito finalmente il crossover fra Black Hammer e la Justice League. Questo è il volume Il Martello della Giustizia, scritto ovviamente da Jeff Lemire, disegnato da mi sfugge il nome, Michael Walsh, se non mi ricordo male, che appunto è letteralmente un Michael Walsh, esatto, un crossover fra i personaggi dell'universo appunto creato da Jeff Lemire, quindi Abe Slam, Barbalien, Golden Gale, Madame Dragonfly appunto, e invece quelli che sono i personaggi della Justice League. Qua per esempio c'è il Dr. Weird insieme alla Lanterna Verde, John Stewart,
molto molto particolare. Letteralmente i personaggi si scambiano, perché vediamo i personaggi di Spiral City finire al centro di Metropolis e avere a che fare con Starro, mentre la Justice League si ritrova sperduta appunto in questa dimensione, in questa fattoria da cui sembra essere impossibile ormai scappare. C'è anche una mancanza, c'è un personaggio che anche per la Justice League, come è stato in Black Hammer, viene a mancare proprio in questo tragitto, e vedremo se appunto il ruolo sarà più o meno lo stesso. Scopriremo chi c'è dietro appunto a questo scambio, da dove si è generato appunto questo misterioso scambio di personaggi. Bellissimo anche il fatto che siano state raccolte alla fine le bellissime copertine variant che sono state pubblicate, le bellissime, per esempio quella di dove, eccole qua, quelle di Andrea Sorrentino, bellissime. Quella di Yannick Paquet, ce n'è una anche bellissima di dov'è? Christian Ward, Jill Thompson, eccola qua, di Ier Bertram, e questa di Totino Tedesco. Cioè, sono spettacolari, sono veramente veramente spettacolari. Poi sapete quanto io apprezzi il mondo di... ma anche questa, cioè, qua è Matteo Scalera, di cosa stiamo parlando? Ripeto, apprezzando tantissimo quello che è l'universo di Black Hammer, immaginate quanto io stia apprezzando, madonna, Todd Moore. Sono tutti autori che tra l'altro mi piacerebbe un sacco vedere sull'universo di Black Hammer, perché soprattutto Todd Moore potrebbe dare un twist molto molto interessante, molto molto particolare proprio alla serie. Boh, ce n'è, potrei andare avanti per mezz'ora. C'è Francesco Francavilla, Gabriel Hernandez Valta, bellissima questa cosa che Panini ha deciso di raccogliere tutte queste copertine, i bozzetti delle copertine, tutte alla fine del volume, che costa 20 euro, quindi tutto sommato anche un prezzo abbastanza accessibile. Devo essere però onesto, non aspettatevi chissà che cosa, non viene allargato ulteriormente la storia di Black Hammer, semplicemente si tratta di un riconoscimento, mettiamola giù in questa maniera, per il lavoro che Jeff Lemire ha svolto, il fatto che adesso si stia mettendo in campo anche tutto un discorso di trasposizione televisiva e cinematografica dell'universo di Black Hammer, gli Eisner, i premi, i riconoscimenti, ripeto, conferiti a Lemire, agli autori che hanno lavorato appunto insieme a questo sceneggiatore per appunto creare l'universo di Black Hammer. Ripeto, non si tratta di una storia particolarmente entusiasmante, non è che sia tutto sto popò di roba. A livello grafico devo dire che Michael Walsh fa il suo lavoro, non mi fa particolarmente impazzire come artista. Paradossalmente lo sto apprezzando molto di più su quella serie antologica horror della Image, The Silver Coin, che è praticamente interamente in mano sua, semplicemente lui sceglie e dà ogni episodio appunto uno scrittore diverso. Però appunto, ripeto, se vi piace Black Hammer, ecco, se volete vedere questo universo in una salsa un po' particolare, in questa veste un po' particolare, ecco, è sicuramente una cosa da avere, da acquistare. Poi insomma, ripeto, io sono sempre molto molto di parte, ma mi andava di essere totalmente sincero anche riguardo a questa nuova iniziativa appunto legata a Black Hammer e appunto anche all'universo della DC Comics. Fatemi sapere un po' come al solito cosa avete letto e comprato voi nel corso di questa settimana. Vi ricordo che Black Hammer, Hulk, Gli Eterni, Trese, li trovate qua sotto in descrizione per poterli recuperare su Amazon, altrimenti come sempre in fumetteria ormai questi volumi sono già usciti. Se passate da Pavia li trovate presso la nerderia appunto di Pavia. Sempre in descrizione ci sono anche i miei link per arrivare al mio Facebook e al mio Instagram in particolare. Come vi dicevo, dovrei riuscire a registrare almeno un paio di video, per cui tornare un po' a parlare un po' di fumetti che ho letto di recente. Posso già dirvi che in qualche modo, in qualche maniera ci concentreremo sul fumetto giapponese o su un tipo di fumetto che ha da molto a che vedere appunto col fumetto giapponese. E poi appunto, come vi dicevo prima, dovrei riuscire a registrare forse proprio domani l'episodio appunto di Polvere Fumetti News, per chiacchierare un po' di qualche notizia, di qualche cosa uscita nel corso di questi ultimi giorni, queste ultime settimane. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli! Thank you.